Finalmente si torna in campo. La Virtus Francavilla per la prima gara playoff sarà impegnata a Catania. Una gara non facile, anche perché preparata senza conoscere l'avversario sino a poche ore prima del match. La cosa principale è stata rimettere in sesto dal punto di vista fisico e anche tecnico i ragazzi, perché ovviamente abbiamo affrontato una situazione mai vissuta prima. Il fatto di non conoscere l'avversario è stato certamente anche di un problema, però insomma, abbiamo preparato un qualcosa qualora dovevamo affrontare il Teramo e qualcos'altro qualora ci fossimo trovati il Catania avanti. Quindi insomma, abbiamo lavorato ovviamente preparando la partita contro due avversari diversi, però adesso insomma, sappiamo che andiamo a Catania, quindi siamo orientati in maniera precisa. Tutto l'ambiente è pronto a stare vicino ai biancazzurri e ha voglia di fare bene. Siamo pronti, aggiunge Trocini. Insomma, siamo pronti a questa gara, che è comunque piena zeppa di incognite, di punti interrogativi, perché immagino che nessuno possa dire con certezza come risponderà la squadra alla prima gara dopo tre mesi di fermo totale, quindi vedremo un po'. Tutti a disposizione, ma non al top della condizione fisica, come del resto tutte le altre squadre, sottolinea il trainer biancazzurro. Sicuramente nessuna squadra ha i 90 minuti nelle gambe. È chiaro che ci troviamo in una situazione dove a un certo punto, dove non arrivano le gambe, dovrà arrivare il cuore. I ragazzi questo lo sanno, io è quello che ho chiesto. Testa e cuore innanzitutto, perché le gambe non gireranno al massimo.